Buongiorno a tutti, sono Simone e bentornati al mio podcast sugli dèi e sugli eroi. Oggi mi avvalgo di Esiodo per raccontarvi la storia della nascita di Pallade Atena, nonché Minerva per i Romani. Dopo aver infatti detronizzato Cronos, Zeus si unì a Metis, cioè la prudenza, figlia di Oceano e della titanide Tetis. Anche qui la storia della maledetta successione regale si ripresenta. Infatti Urano e Geo fecero prontamente sapere a Zeus che da questa unione sarebbe nata una figlia molto più forte del padre e quindi di Zeus stessa, destinata a spodestarlo. Il padre degli dèi, allora, memore delle esperienze passate che abbiamo già raccontato, ingoiò Metis, che divenne tutt'uno con il consorte, ed andò ad alloggiare nel capo. Venuto il momento poi del parto, Zeus avvertì un forte mal di testa e chiese ad Efesto, cioè il fabbro degli dèi, di spaccargli la fronte con un'ascia. Da questa grande ferita venne fuori una dea, cioè la dea Pallade Atena, esibendo fin da subito le sue caratteristiche. Infatti, per prima cosa dobbiamo dire che è una dea, intanto senza madre. Poi è armata di tutto punto: l'elmo, la corazza, l'egida caprina, cioè una veste di pelle di capra, lo scudo e la lancia. Subito dopo emette un grido di vittoria e balla una danza guerriera. Fin da subito si rende utile al padre impegnato nella guerra contro i giganti e si distingue per l'intrepido valore. Possiamo quindi affermare che Atena è una dea guerriera invincibile, ma a differenza di Ares, come vi ho già detto la scorsa volta, la sua guerra è condotta con ordine, avvedutezza, non è quindi quella spietata, feroce e sanguinosa del dio della battaglia. Infatti la forza di Atena e il suo coraggio sono temperati da un sentimento di giustizia, di saggezza, dalla benevolenza, da una generosa lealtà. Spesse volte compare quindi in campi di battaglia, la troviamo sotto le mura di Troia, questa volta al fianco degli Achei. Possiamo ben capire il perché Paride sul monte Ida le aveva rifiutato il premio della bellezza, mentre è intento ad aiutare Eracle, il suo preferito, che le donerà poi i pomi delle Esperidi. Ricordiamo tutti che è grazie ad Atena che Eracle riesce a ferire il dio Ares, mentre tantissime volte la troviamo al fianco di Ulisse nell'Odissea, sia nei sogni sia attraverso spoglie mortali. In questo contesto possiamo dedurre che lo spirito arguto di Ulisse insieme a quello di Atena si contrappone alla forza brutale dei vari nemici. È facile dedurre che una dea che combatte con intelligenza, con saggezza e giustizia sia anche una dea che concede ai popoli i benefici della pace. Perciò molte città adottano questa dea come propria protettrice, ma protettrice in senso ampio, perché i benefici della pace si ripercuotono sull'agricoltura, sul commercio, sullo sviluppo delle arti, quindi tutti elementi che arricchiscono la vita degli uomini e le città durante la pace. Sappiamo anche che Atene aveva un culto importante riguardo a questa dea, infatti sappiamo che l'Attica fu contesa tra Poseidone ed Atena. Per evitare guerre decisero che sarebbe toccato agli dèi riuniti decidere quale dei loro due interventi in Attica fosse il migliore per gli uomini. Infatti Poseidone, con un colpo di tridente, creò il primo cavallo sulla terra, e altre fonti dicono una pozza di acqua salata. Ben si capisce che le due cose non vadano proprio d'accordo. Mentre Atena con la sua lancia percorse il suolo e crebbe una nuova pianta, cioè l'ulivo, dalle foglie argentate. Ovviamente gli dèi ritennero più utile l'ulivo perché dà l'olio, e quindi i suoi rami nella storia e nell'arte simboleggiano la pace.
mentre invece il cavallo era piuttosto destinato a trainare i carri della guerra. Atena quindi non volle mai sposarsi, preferì conservare la sua verginità e il Partenone, cioè l'edificio di culto principale ad Atene, vuol dire appunto vergine per eccellenza. E infatti a lei è consacrato sull'Acropoli il Partenone. Infine, la dea Palla di Atena protegge le arti, le attività e l'intelligenza inventiva. Si afferma e si crede che essa avesse inventato vari strumenti come la ruota per modellare i vasi, la squadra, la riga per i falegnami, l'aratro e il rastrello dei contadini. Vediamo anche in altre storie che sfortunatamente non abbiamo tempo di approfondire, proteggeva i tessitori e quindi in generale l'intelletto che crea. Nell'iconografia è spesso e quasi sempre rappresentata armata in piedi, con una lunga tunica fino ai piedi, il petto coperto dall'egida, la pelle di capra frangiata d'oro, con in mezzo la testa mozzata di Medusa. Con la sinistra stringe una vittoria alata e nell'altra mano lo scudo ovale. Le sono sacri quindi l'ulivo, la civetta e il dragone. In ultima istanza, come sempre, vi consiglio di guardare un quadro, questa volta è del pittore Mantegna al Louvre, ed è una psicomachia, vuol dire una guerra tra virtù e vizio, nonché Atena scaccia i vizi dal giardino. Ecco che la vediamo in questo quadro ad olio del 1502 entrare nel giardino e scacciare i vizi, l'ignoranza che giace a bordo del quadro, rappresentato da un re che stupidamente viene portato fuori. Quindi questo è tutto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo episodio.